No, I'm not a writer. Buongiorno Italia! Buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Beh dai, un po' sì, oggi. Guarda, guarda che clima veneto che abbiamo qua. Dov'è che abito oggi? Oggi abito davanti al centro di radiologia. Femola, che ore sono? 14.30, alle 14.45 devo andare. Perché purtroppo io ho l'ennesimo dente del giudizio che sta venendo su, no? E devo rifare l'asta perché le mie erano di 10 anni fa, no? Cioè quei 10 anni fa quando i dentisti si riunirono per ridere come scemi alla vista della mia radiografia, perché hanno detto: su un essere umano non abbiamo mai visto tutti sti denti qua, cioè andavo oltre il numero massimo. Il problema è un po' preoccupante, io adesso ci sto ridendo sopra, vabbè, chiaro, come sempre, che tanto dico sempre, fra qualche decina d'anni devo morire se tutto va bene, quindi insomma. Ma cazzo, stiamo a rovinarci il presente. E il fatto è che io adesso, almeno secondo le lastre vecchie, adesso rivediamo con quelle nuove, ho un bel dentone del giudizio sotto, però completamente in orizzontale, appoggiato al nervo e a un dente sano. E per questo mi era venuto un ascesso, ero stato male, eccetera. Mi hanno curato l'ascesso, poi hanno guardato cos'era e hanno detto: cazzo, c'è quella cosa lì che lo causa. E quindi i soldi che vanno via di nuovo, porca puttana. Idem il frigo qua che mi dà sempre 50.000 pensieri. Adesso perché non ti ho più raccontato aggiornamenti. Praticamente del frigo nuovo non è andato a 12 volt e il camper l'ho fatto vedere a un elettrauto che ho pagato io ovviamente extra e hanno detto: guarda, il camper gli butta corrente, ma ha lasciato i cavetti per fargli vedere poi al centro assistenza domestica che la corrente arriva, bla 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 bla. E ho appuntamento sabato pomeriggio a Cassavio a un centro assistenza Dometic, in cui in teoria loro dovrebbero verificare che effettivamente il camper dà il 12 volt. E questo per una questione burocratica, e poi lo comunicano alla Dometic e dopo da lì, boh, non lo so se mi manderanno o la scheda qua che va tolta, in teoria spero, perché non vorrei fargli smontare il frigo, e, o se no mi cambiano il frigo. Io spero solo che di sta roba non ci siano, essendo un centro assistenza, non ci siano altri cash da spenderci sopra, perché io ho detto: cazzo, ho speso ormai con la manodopera che ho speso extra di sto frigo, ho pagato metà frigo di manodopera, cioè i 450 euro che ho risparmiato prendendolo in fabbrica li ho recuperati in coso, no? In assistenza, e vabbè. E allora così, cosa ho combinato in questi ultimi giorni? Allora, la magagna del dente l'ho detta, quella del frigo l'ho detta, e il frigo te l'avevo fatto anche vedere, no? Strafigo il frigo, bellissimo, mi piace da matti. Ah, ecco, avevo appuntamento sabato col falegname, che poi è saltato l'appuntamento perché devo andare a cosare il frigo, per cambiare, sai, la carta qua che mi si scolla sempre. Mi ha fatto, color della scrivania, dei fogli di legno più fini possibile da bosticargli qua, così l'abbiamo finita con questa carta che si arriccia ogni volta, mamma mia. E poi, tra le altre news, diciamo, ho conosciuto una ragazza che si è appena preso un camper e vuole andare a vivere in camper, quindi faremo un paio di uscite assieme, in teoria la prima sabato sera, questo, che le insegno un po' a andare in camper, e perché ha paura, no, giustamente, cioè, cazzo, non è abituato alla macchina, si trova il papiro di camper da girare, e poi andiamo a fare una dormita magari un po' nel wild, così, perché giustamente, e poi ti racconterà lei, no? Cioè, credo che se si farà sta roba ci sarà un po' un tu per tu, no? Una cosa un po' confidenziale, casomai gli nascondo la telecamera, non so. No dai, non gli nascondo la telecamera, scherzo. Però vedi, sì, no, è sempre una misura di sicurezza nei miei confronti, cioè metti che questa poi mi violenta e io sono lì da solo indifeso nel wild. Vediamo, hanno aperto? No, ancora no, non ancora aprire. Curati un po' il mio caos che c'è qua, ci sono tutti gli oscuranti che mi ha regalato l'amico Cesare, e quello esterno ce l'ho dietro attaccato nel portapacchi. Invece, dai, ti anticipo una cosina. Tananananana. Tananananana. Buongiorno. la retrocamera da tanto che la volevo. Sì, ce l'avevo già la retrocamera, era lì nel mio famoso coso gavone delle cose da fare.
Sì, questa può essere una cosa utile per magari quei camperisti o chi ha un furgone, che ne so io, chi ha paura dei parcheggi, vuole mettersi la retrocamera posteriore e vuole un po' di pareri. Allora, certo, ti dico, la mia l'ho comprata su Amazon, gli ho dato 40 e qualcosa euro, tutto il kit, il monitor, la retrocamera e il cavo lungo non so quanti metri. Allora, qualità eccezionale, ti resta sempre accese dietro le spie degli infrarossi, però credo che i consumi siano minimi. E ho visto però le posso disattivare con il pannellino qua del camper, no? E che è quello che ti spegne tutte le luci. Non puoi, secondo me, fare completo affidamento per i parcheggi in retromarcia alla telecamera. La telecamera è un aiuto in più, secondo me, no? Tu devi sempre comunque guardare gli specchietti e la telecamera, diciamo che in qualche modo è lo specchietto retrovisore dritto della macchina, anche se giustamente è posto un po' più in basso. Io non l'ho messa nel portatarga perché i camper scalozzi come il mio hanno un paraurti in plasticone fino che vibra in una maniera pazzesca, quindi non si sarebbe visto assolutamente niente, no? Era impossibile vedere. L'ho messo sotto il portabici, tra il portabici e l'apertura del gavone. Discreto, altezza giusta, e mi punta verso il basso, vedo sia appunto quello che c'è per terra, in più vedo anche le macchine dietro. Questa è una cosa secondo me interessante. Il modello che ho voluto, ci ho voluto proprio appositamente, che si accendesse quando tu vuoi. Anche il telecomandino che va da culo, probabilmente la batteria scarica. E altrimenti di solito ci sono quelli che si accendono quando metti la retromarcia. Questo no, lo accendi tu quando vuoi tu, quindi anche in corsa, andando sul dritto, è molto bello. Io me lo lascio sempre acceso, è carino, no? Sì, quando corro. Stavo pensando, non so come funziona la storia dei denti del giudizio, cioè la serie che ti vengono fuori detto, no? Quando fai giudizio, quindi quando maturi, eccetera. Cioè io avendone un macello di denti del giudizio, cosa significa? Che avevo un macello di giudizio a recuperare, non lo so. Chissà com'è messa giù la storia. Altra novità, ho preso un piccolo accessorio per la GoPro che secondo me è estremamente utile. Questo accessorio si chiama Remove R1, è un monitorino che ti consente di vedere in tempo reale quello che stai riprendendo alla GoPro. Te lo puoi attaccare sia al polso che con gli attacchi GoPro, quindi io me lo aggancio dove voglio. Puoi appunto cambiare le impostazioni, avviare il video, stoppare il video, fare le foto, è molto comodo. L'unico difetto per me enorme che ha questa cosa qui è che non ha la batteria rimovibile, cioè io finisco la batteria, sono a piedi, devo metterlo sotto carica, mentre la GoPro e tutte le mie altre diavolerie hanno la batteria, me la tolgo, metto l'altra e via, siamo di nuovo operativi, hai capito? Ecco, appena rovesciato per terra un quintale di tabacco, questa è una bella cosa che io vorrei tramandare a più persone possibile, è il fatto che io ora non mi incazzo, non me ne frega assolutamente niente. Questo perché? Perché che io mi arrabbi o non mi arrabbi, il tabacco è comunque caduto. Tieni anche conto che fra un mese mi sarò completamente dimenticato del fatto che è caduto il tabacco e che mi sono arrabbiato e che ho pulito e che qua e che là. Quindi a cosa serve? Capisci? Non serve a niente, quindi è una sorta di autodistruzione, no? Alla fine arrabbiarsi. Non è filosofia spiccia, a volte le cose più semplici sono proprio quelle più basilari, ma basilari anche nel senso che è dove si appoggia poi il risultato, no? Positivo o negativo della tua vita. Lo Iuri è mobile, sul camper stabile. Eccoci arrivati, hanno fatto il buco ai miei dentini. E adesso sono un po' radioattivo, eh? Qual è? Porca puttana! Ma mi tocca il nervo? È questo? Minchia, guarda che disastro di bocca! Quella volta mi sono usciti i denti del giudizio e mi hanno smaciullato tutto, porca di quella puttana! Sì, è là, son cazzi adesso, eh? Sono veramente cazzi! C'è qua una tipa tunf, una tipa truzza, figa anche. Hai visto Emi? Ciceta? Sì, ciceta sì, ma se ci sbatte il camper la picchiamo. Sentiamo il dentist. Sì, ciao Mauro, sono Yuri. Ciao, Yuri, mi diceva.
Ciao, ascolta, ho il lastre, no? Serve che ti porti prima o ti porti direttamente? Mi pare che non sa c'è l'appuntamento, sa tu? Cioè, mi dovevi Ah, cercare. allora passa qui quando ho un attimo il tempo per trovare l'altro e per trovare l'appuntamento, ok? Ok, ora, voilà, so del passaggio adesso, disin, quindi Passo fronfiato. perfettamente, va benissimo, va benissimo. Perfetto, ti muoio giù, dopo vai a lavorare. Buonissimo, Oro, ciao. ciao Mauro, ciao. Ciao, 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 ciao. Eccola, attacchiamo la nostra bellissima retrocamera. Non vediamo comunque un cazzo, perché siamo storti, no? Occhio che passo lì, eh? Occhio tutti, fermi tutti, bravi. Ok. Well, adesso, mi digli, vado al dentista a cazzargli giù la radiografia e dopo ci sarà da piangere. Nel senso, parti schei ovviamente, che quello per i veneti e i genovesi è la fonte di maggior sofferenza. Ma dopo il dentista, insomma, mi ha fatto capire che appunto è una roba un po' preoccupante e dovranno capire dove mandarmi, forse in ospedale, non si sa. Emi, porca troia! Ciao signora, prego signora, cara, bella mia, vedi come cacchio fai a vivere con il tubo, e la radiografia, e il dentista, e il frigo, e la benzina, e il gas, e mangiare, e il cane, insomma, ci vuole il lavoro, ci vuole Fermonino. E anche per carità, chiaro che risparmi un casino vivere in camper piuttosto che vivere in casa, spendi anche molti meno soldi in puttanate, cioè puttanate della serie o soprammobili o cose doppie, perché giustamente qua per il discorso di spazi e di pesi devi darti una contenuta, no? Hanno tanto leggero mal di testa, si ha con la radiografia. Però ragazzo, cioè, la vita costa sempre. Non è che se vai in camper ti dicono, ah no, aspetta, tu vivi in camper, no, tu non paghi qua, tu non paghi là, sto cazzo. Cazzo, c'è anche la culla con la pioggia. Vabbè, ma io avevo le cinture, sì, dopo che sono passato da loro, però vabbè, il tempo è relativo, quindi. Aggiornamenti, aggiornamenti, mi sta pesando sempre di più il lavoro. Io ho sempre lavorato quando avevo 15 anni, facevo stagioni di tutto e di più, ho fatto anche due lavori, cioè capisci? Però il fatto di adesso, almeno dopo essermi abituato per tanti anni a fare sabato e domenica a casa, il fatto di lavorare sabato mattina mi distrugge da una parte, nel senso che i 2 giorni non sono sufficienti, perché alla fine hai una giornata e un quarto, perché il tempo che resta fuori vai a fare la spesa, vai a fare quelle due robe. Insomma, di essere il video di Nirvana ogni volta che prendo i dossi. E che ciccia! Ciao ciccia! Molto ciccia! Hai visto Emi? Non ha salutato! Cazzo stavo dicendo? Ah sì, e con questo discorso non posso neanche andare in giro da nessuna parte. Occhio capo che passo mi. No, occhio che so grando! Nostro nome a cucina, eh! La cucina! La cucina uguale la cucina. Minchia, quanti cacchio di dossi ci sono? Maremma maiala. Oh, va che figo è andata, vara, ehi là! Hai visto cane? Guarda che bello! E vedi le macchine dietro, no? Cioè quando toccano il rosso, la linea rossa secondo me non va bene, sulla gialla ancora stanno un po' nel loro. Oi, oi, oi. Lo stomaco devastato, distrutto dagli antibiotici, che male, cazzo. Quelle fitte incredibili. Me ne mancavano due. Che non senta il dentista, le salto perché veramente non si può, non si può. Cioè, devasto malissimo proprio. Ho detto, cazzo, vado pronto soccorso, cazzo. Proprio quelle fitte assurde. Va bene, dai, adesso basta. Vedi, questa è l'asciugatrice De'Longhi. L'unica cosa positiva è la ragazza, l'infermiera là che mi ha messo nel strafante, là, nel poggiolo, no, per farti le lastre, che ha iniziato a sfilarmi la collanina, poi mi ha preso per i fianchi dolcemente e io gli ho tirato giù le mutande. Non c'era da tirare giù le mutande.